Bentrovati alle stagioni della crescita. Aiutare i bambini a dormire in maniera serena è uno dei problemi con i quali i genitori si confrontano spesso. Il sonno infatti rappresenta un importante fattore di equilibrio nella vita di ognuno, quindi i genitori devono avere molta pazienza per aiutare i bambini a dormire da soli e in maniera serena e tranquilla. Il sonno dei bambini e degli adulti è per tipologia e caratteristiche del tutto diverse. Infatti il bambino riesce ad addormentarsi molto più facilmente rispetto ad un adulto e il suo sonno dura molto di più. Prima di passare ai suggerimenti pratici, vediamo le varie fasi del sonno. La fase iniziale viene denominata sonno non REM e si suddivide in quattro stadi: sonnolenza, sonno leggero, sonno profondo e sonno molto profondo. A questa fase ne segue un'altra, la cosiddetta fase del sonno REM, nella quale la mente è molto attiva. Infatti è proprio a questo stadio che le persone sognano. Molti bambini hanno difficoltà ad addormentarsi e questo molto spesso è dovuto a delle cause transitorie, quindi se i genitori riescono a capire quali sono le cause che portano questa difficoltà, riusciranno tranquillamente a risolverle con molta pazienza. Invece, se il problema persiste, rivolgetevi comunque ad uno specialista che potrà darvi sicuramente delle indicazioni molto più precise. I consigli e i suggerimenti che oggi vi offrirò devono aiutarvi a riflettere sulle vostre abitudini, quindi prima di modificare, cercate di capire la reazione dei vostri bambini, che è un fattore molto importante. I suggerimenti che vi offrirò oggi sono quattro. Il primo suggerimento riguarda quello di creare un diario del sonno. È importante infatti almeno un'ora prima iniziare un rituale dell'addormentamento. Questo che significa? Magari scrivendo gli orari ben precisi, per voi genitori sarà molto più semplice capire quali possono essere le attività o le azioni da fare, del tutto tranquille e serene, per permettere al bambino di arrivare poi alla quiete, quindi alla fase dell'addormentamento. Cercate di utilizzare sempre le stesse azioni, perché se il bambino sa quello che viene dopo, riuscirà già ad essere più sereno e tranquillo. Invece se i bambini già più grandi riescono a capire la comunicazione verbale, che quindi fra un po' si andrà a letto, potete scegliere insieme a loro le attività da fare, magari scegliere il pigiamino piuttosto che l'orsacchiotto o la fiaba da leggere o la canzoncina da ascoltare. Il secondo suggerimento invece è quello di creare una routine della buonanotte. Quindi via libera alle coccole, alla lettura delle favole, al rimboccare le coperte, ma è molto importante che già dai primi mesi il bambino si abitui ad associare il sonno al proprio letto. Quindi se magari siete soliti ad addormentare il bambino sul divano o sul letto matrimoniale, questa abitudine è meglio modificarla, perché se il bambino durante la notte si sveglia, si trova in un luogo sconosciuto e questo di certo non gli permetterà di tranquillizzarsi. Ricordatevi che in questi rituali è importante non solo per il bambino la serenità e la tranquillità, ma anche per voi genitori. Quindi abbandonate tutti i vostri pensieri o le vostre preoccupazioni per trasmettere in maniera più efficace la serenità al bambino. Il terzo suggerimento invece si riferisce a tutti quei bambini che hanno difficoltà ad addormentarsi da soli perché hanno paura del buio. In questo caso quindi utilizzate le lucine notturne o in casi particolari lasciate accendere
accesa la luce del corridoio o di una stanza di fianco che potrebbe essere il bagno. Cercate di non portare il bambino nella vostra stanza matrimoniale, perché questo creerà ancora più confusione e inoltre il bambino non si abituerà mai a dormire da solo in maniera serena e tranquilla. Per quei bambini invece un po' più grandi che hanno paura a rimanere da soli, potete utilizzare dei giochi di rilassamento, come ad esempio il gioco del fantino. Fate sedere al bordo letto il vostro bambino con le gambe sporgenti e proponetegli di fare dei piccoli movimenti in avanti e indietro con il busto. Questa attività fatta per qualche minuto in totale silenzio permetterà al bambino di rilassarsi e simulerà il dondolio come se stesse andando a cavallo. Con i bambini più grandi invece utilizzate i giochi di respirazione, quindi gonfiare e sgonfiare la pancia. Questo permetterà naturalmente di rilassare i muscoli e automaticamente il bambino sarà pronto per addormentarsi in maniera più serena. L'ultimo suggerimento invece lo rivolgo a tutti quei bambini che durante la notte si risvegliano in seguito magari ad un incubo. Ecco, in questo caso è giusto accorrere immediatamente, non bisogna dimenticare che il bambino comunque non riesce ancora a distinguere bene il sogno dalla realtà, quindi spiegate questa differenza, tranquillizzatelo dicendogli che anche a noi adulti capita, ma l'importante è che poi l'indomani si continui a parlare del sogno, dell'incubo che ha fatto. Questo permetterà di esorcizzare ancora di più la paura. Anche per oggi è tutto, vi ricordo di inviare le vostre domande all'indirizzo email che compare qui in basso oppure alla pagina Facebook Le Stagioni della Crescita. Vi do appuntamento al prossimo incontro telematico e vi lascio con alcune curiosità molto particolari. La cameretta dei vostri bambini rappresenta un ambiente intimo e come tale deve essere adattata alle caratteristiche dei bambini. E vi offrirò adesso una serie di suggerimenti molto interessanti che ho trovato sulla collocazione del lettino all'interno della stanza. La testa rivolta a nord può essere utile contro l'insonnia, ma a lungo andare potrebbe provocare troppa quiete al bambino. La testa rivolta a sud invece non favorisce assolutamente il sonno, anzi permette al bambino di essere molto più iperattivo. La testa rivolta a nord-est porta sì a una situazione di quiete, ma forse un po' troppo, e quindi potrebbe favorire l'insorgere di incubi. La testa rivolta a sud-ovest invece è la posizione ottimale di stabilità, che crea tranquillità e quiete. La testa rivolta a est invece è la posizione ideale per quei bambini molto curiosi che vogliono sviluppare la scoperta e l'apprendimento. La testa rivolta invece a ovest combina un tranquillo sonno ad un'atmosfera felice e serena, ma può anche condurre pigrizia e scarsa motivazione. La testa rivolta a sud-est invece è ottima per aumentare la creatività e la socialità ed è un ottimo stimolo anche per la crescita. E infine la testa rivolta a nord-ovest può aiutare sì il sonno del bambino, ma è più adatta e indicata per gli adulti e per i bambini più grandi.